Un corteo di protesta per chiedere l'avvio immediato dei lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Tarazzo, crollato il 13 novembre scorso, isolando il comune di Olevano sul Tusciano. Lo hanno promosso sabato scorso i cittadini olevanesi, che si sono costituiti in un comitato civico che ha raccolto centinaia di adesioni anche da parte di esponenti politici. Alla manifestazione di sabato erano presenti anche numerosi esponenti di opposizione del comune di Olevano sul Tusciano, assente invece la maggioranza. Ma giustamente c'è qualcuno che precisava il fatto che il sindaco di Olevano non è intervenuto, quindi è una responsabilità tutta sua che si prenderà ovviamente, e nel prossimo futuro faremo sentire le nostre istanze formali sul caso. Quindi... Gli attivisti si sono dati appuntamento di buon mattino all'altezza del ponte sulla strada provinciale 428 e da lì si sono mossi in corteo fino alla piazza centrale della frazione Macchia nel comune di Montecorvino Rovella. Qui i cittadini hanno sfogato la loro rabbia per una situazione che li sta danneggiando anche economicamente. È il caso di Eugenio Capone, titolare di un distributore di GPL proprio al di là del ponte interrotto. Eugenio Capone, lei non solo è un cittadino di Olevano sul Tusciano, sì, che viene a protestare, ma è un operatore commerciale. Lei ha una pompa, un distributore di, sì, GPL proprio subito dopo il ponte caduto. Lei da 3 mesi è praticamente fermo, sì, non lavora, sta avendo delle perdite impressionanti a livello economico e nonostante tutto non ha licenziato i suoi dipendenti. Ma può andare per quanto riuscirà ancora ad andare avanti? Tutto dipende dalla tempistica di quando sarà riaperto il ponte. Io spero presto, perché attualmente sto in serie difficoltà economiche. Mi dispiacerebbe mandare a casa i dipendenti, perché anche loro hanno una famiglia, però io ho fatto il possibile e farò il possibile. Mi sono attivato come cittadino anche economicamente, volendo contribuire per una sistemazione del ponte provvisoria, ma non mi hanno dato possibilità di intervenire sotto questo aspetto. Sono stato in provincia a dir poco 10 volte, ho parlato con tutti i massimi dirigenti, ma senza nessuna risposta vera, più che altro perché hanno fatto solo promesse, ma alla fine stiamo qua dopo 3 mesi ancora in questa situazione. Per Paolo Russomando la provincia ha colpe gravissime. Noi registriamo una lentezza burocratica eccessiva da parte dell'assessore Feola e da parte del presidente Cirielli, che testimonia praticamente che la provincia è distante e lontana dai territori. Detto questo, tra le altre cose c'è anche il problema legato al certificato che non si riesce a rintracciare alla provincia di Salerno, della costruzione del ponte quando è stata fatta negli anni 60. È una cosa assurda, è una cosa allucinante che i cittadini non si riescono a spiegare e quindi dobbiamo cercare di sollecitare al più presto l'intervento. Giuseppe D'Aiutolo invece ha difeso l'operato dell'amministrazione provinciale annunciando l'avvio dei lavori entro 40 giorni. A questo problema io posso garantire che c'è stato l'impegno e da parte dell'assessore provinciale Feola, che saluto, da parte del presidente della provincia di Salerno onorevole De Mondo Cirielli, e da parte della regione Campania attraverso il professore Cosenza, che ci ha dato assicurazioni in tempi certi, celeri e immediate sulla soluzione del problema. La settimana prossima il progetto definitivo redatto dall'ufficio della provincia di Salerno sarà mandato alla regione Campania attraverso l'ingegnere Criscuolo. La regione Campania a fare il decreto a brevissimo, contiamo di fare la gara di appalto entro 30-40 giorni lavorativi da oggi.